Ciao ragazze, sono tornata con un altro video, abbastanza in ritardo direi, infatti come potete leggere dal titolo e il tag ce n'è per tutti i mesi. Sono abbastanza in ritardo perché è il 5 agosto oggi quando lo sto girando e spero insomma che non vi dispiace che lo giro, ci tenevo a girarlo anche se sto abbastanza in ritardo direi. Comunque iniziamo subito con le domande. Canzone preferita del mese? Questo mese non ho avuto non mi sono fissata per una canzone di preciso, ho ascoltato varie tipologie di musica, quindi non ce n'ho una preferita questo mese qua. Profumo preferito, già lo penso che l'avete visto, è il Charlie Tazza, ve l'ho fatto vedere nel video promosso e bocciati, io stradoro questo profumo, che è il dupe esatto, ripeto, di Bronze de Lancôme. Infatti come potete vedere è quasi finito, ma ho comprato subito un'altra confezione questo mese, stava in offerta da questa Sapone a 3,90€, persiste, dura tantissimo e persiste anche il profumo sui vestiti, che è una cosa che io adoro. E quindi insomma ve lo straconsiglio ragazzi, spero che lo potete trovare, vi faccio vedere meglio la confezione ed è della Revlon. Infatti io pensavo che chissà che, tipo, che marca era la Charlie, invece mi sbagliavo. Poi, film preferito, questo mese mi sono vista tipo a manetta tutta la stagione che stanno trasmettendo su Italia 1, tipo alle 3 di Gossip Girl. Io sono una fan sfegatata di Gossip Girl, adoro Gossip Girl, infatti pensavo che dato che parto per fine agosto non riuscivo a vedermi la fine di questa serie TV e mi sono fatta scaricare tutta la stagione dal mio fidanzato, mi sono vista 3, 4, 5 episodi di fila in questi giorni per vedere insomma come andava a finire e quindi per sempre Gossip Girl. Mi dispiace soltanto che mi ha detto mia sorella, che è anche appassionata di questa fiction come me, che ci sarà soltanto la sesta stagione, poi non ce ne saranno più. Io mi domando e dico, c'è sta Beautiful che ci fa due palle tante da decenni e un altro po' quegli attori ci muoiono lì dentro, Gossip Girl no. Vabbè, comunque andiamo avanti, non vi voglio insomma angosciare con le mie cose di Gossip Girl. 4. Accessorio preferito. L'accessorio preferito è il bracciale che mi ha regalato il mio fidanzato per i 4 anni. Infatti il 3 agosto abbiamo fatto 4 anni, ve lo volevo far vedere, che io adoro. Cioè anche se l'ho potuto indossare poco, è questo qui che tiene tutti queste pietre, è stupendo. Non so se potete vedere, poi tiene anche questi ciondolini appesi, eccoli qua. L'ho potuto indossare poco, però è davvero un accessorio stupendo e lo volevo insomma inserire. In realtà non è un accessorio del mese di luglio, però l'ho voluto inserire perché batte tutti gli accessori che ho. E poi relazione è sempre la stessa, abbiamo fatto 4 anni il 3 agosto, quindi mi felice. Cibo preferito, l'insalata di pomodorini, mi sto strafogando di pomodorini, si può dire, e direi basta, diciamo il cibo che più mangio quotidianamente, per tutta la settimana, insomma l'insalata di pomodorini che fai subito, insomma, così smaltiamo anche qualche grammo. Scarpe preferite sono queste espadrillas della, spero che si dice così, io adesso c'è qualcuno che mi scrive, non si dice così, sei un ignorante, si pronuncia così. Comunque sono le Spadrias, queste qui della Benetton, che ho pagato con il 70% di sconto, 12 euro, costavano 39,90 euro. Mi piacciono perché non sono in tela, sono in cuoio come potete vedere e sono davvero davvero carine, colore che io sfrutto tantissimo, le abbino un po' dappertutto. Poi, trucco del mese, non ho un trucco del mese, variavo dal trucco più semplice ai trucchi più colorati, insomma. Capelli e acconciature, ho questa, ho il classico cipollotto sopra o il classico cipollotto sotto. Cioè, non ballano scappo, al massimo quando insomma mia sorella mi faceva la treccia, perché io ve lo ammetto, non so fare la treccia, e me la faceva al lato, insomma, queste sono le mie acconciature del mese. Doccia Time, il bagno schiuma della felce azzurra, la classica profumazione felce azzurra, incordinato con lo shampoo che già vi ho fatto vedere, che è fenomenale.
Oh, smalto preferito, vabbè, la mia manicure del mese ormai penso che l'avete vista, e questa qui, mo il 9 agosto andrò a cambiare le unghie e ve le farò vedere. Poi, prodotto viso, come prodotto viso sto strautilizzando questa terra della Physian Formula, ci ho fatto anche il tutorial all'ultimo, la utilizzo come ombretti, come blush, la utilizzo come illuminante, la utilizzo davvero per tutto, anche perché mi piace tantissimo come sta con l'abbronzatura, come stanno con l'abbronzatura questi colori qua, e sono contenta di avergli dato un'altra opportunità perché altrimenti la tenevo nel cassetto così e non l'avrei sfruttata. Devo dire che devo rimangiarmi tutto quello che ho detto. Oh, come prima impressione non è, vedete come scrive, cioè è super super pigmentata. Guardate qua, veramente un prodotto ottimo. Ho sbagliato perché pensavo che era molto secco, invece prelevandolo con il pennello ho notato, e applicandolo più volte, che il prodotto, insomma, era una mia impressione sbagliata. Pensavo che era il prodotto che era secco, invece no. E quindi la sto utilizzando davvero per qualunque cosa. Vi faccio vedere lo swatch, che è meraviglioso, e mi è rimasto anche sulla mano per far vedere quanto è scrivente. Questo qui lo utilizzo o per illuminare l'arcata sopracciglia, il condotto lacrimale, o come illuminante un po' qui, davvero ottimo. Poi prodotto per capelli, secondo che ripulisco. Prodotto per capelli, ve l'ho già fatta vedere nel video promossi e bozzati, utilizzo la schiuma, anche perché la piastra in estate non la faccio, altrimenti muoio, e quindi utilizzo questa qui, la schiuma intesa, che poi una ragazza ha detto, quando ho parlato di schiume, che avevo buzzato quella lì della parisiena, ha detto utilizza la schiuma intesa, che ottima. Poi ha visto che l'avevo fatta vedere, ha fatto scusa, che sbadata, mi ha fatto davvero ridere tanto, davvero molto carina. Ciao Carla, non mi ricordo il nick, perdonami. Comunque questa qui, ragazze, ve la straconsiglio, è davvero ottima, anche come ha detto la nostra amica, che non mi ricordo purtroppo il nickname, l'ho ribattezzata la nostra amica, e quindi questa qui come prodotto capelli. Poi il rossetto del mese, sto utilizzando tantissimo questo qui della NYX, New York Color, nella colorazione 409 Fragile Pink. Quello qui, ed è anche quello che ho indosso, no? Mi metto un po' da qua, non si nota. Questo qui, molto naturale, e poi dura tantissimo. Questo, proprio questo colore che vedete, super idratante e dura davvero tanto. Poi, borsa. Come borsa del mese sto utilizzando tantissimo questa qui che mi ha regalato il mio amore, sono quelle lì fluo che vanno tantissimo, almeno a Salerno se ne ho viste tantissime, che sì, insomma, tipo modello Birkin, se non sbaglio, Birkin, questa qui. E poi sto utilizzando tantissimo anche questa qui di Zara, che era della collezione invernale, perché comunque è tipo color nero con il cuoio, insomma, è abbastanza abbinabile. E quindi queste due borse qua. Ragazzi, sto crepando di caldo, non potete immaginare. Poi, scuola, non vado a scuola. Foto del mese, ragazzi, foto proprio zero, mi dispiace, ma proprio zero. Iscritti, quasi 780 se non sbaglio. Prodotto preferito, sono queste due matitine della Post, che vi ho fatto vedere nei promossi. Mi piacciono perché, anche se non avete voglia di truccarvi perché fa caldo, io personalmente a Salerno si schiatta di caldo in questi giorni, e le utilizzo semmai su tutta la palpebra mobile, sfumandoli un pochettino, il trucco è fatto, dura tantissimo, non si sciolgono perché sono waterproof, e quindi mi salvano queste giornate che si schiatta di caldo. Utilizzo queste qua, oppure non so come truccarmi, non ho in mente nulla, utilizzo queste qui a posto, vi faccio lo swatch. Eccole qua,
Vedete quanto è pigmentata quella dorata? Purtroppo mi dispiace che quella verde non rende. Ragazze, purtroppo questa webcam di merda distrugge questa matita che è stupenda. Qui sembra un verde petrolio spento, senza riflessi, senza nulla. Invece vi assicuro che è molto molto pigmentata, ha dei riflessi dorati, verdini all'interno, davvero stupenda questa matita qua. Però la webcam me la uccide totalmente. E quindi queste qui, come mi sono persa, come prodotti preferiti. Come bevanda, bevanda, crodino e vodka, va? Crodino e vodka. Parola, statti, questo mese statti, quando succede qualcosa ogni volta statti, va bene. Parola, statti, sballo del mese, non... ostatevi, una roba di questo. Come parola, statevi o statti. Poi 22 sballo del mese, nessuno. 23 colore, non ho un colore, vado, cioè in estate adoro qualsiasi tipo di colore, infatti vedete pure queste magliettine qua tutte fantasia, non vado a vedere insomma un colore preciso, mi piacciono tutti i tipi di colore. Abbigliamento, vi faccio vedere due magliettine che ho comprato nei saldi e sono tra le preferite. Ho acquistato questa qui che è molto molto particolare, aspettate, vi alzo. Va tipo fa a fascia, però alle bretelline. Così. E praticamente va a fascia. E poi porta questa cinturina in vita. Purtroppo non so come farvela vedere. Questa cinturina elastica in vita. Questo è svolazzante e ha la cintura al lato che si fa il nocchettino, insomma. Ma la cosa più particolare è questo cinturino di jeans che porta tutte queste, aspettate, tutte queste applicazioni con queste catenelline appese. L'ho pagata davvero poco e la trovo molto particolare. Eccola qui. Poi un altro vestitino è questo qui, largo, abbastanza largo, lo faccio vedere indossato, con questa fantasia floreale, ha questa cinturina in vita e questa insomma è la fantasia. Ragazzi, più di questo non so come farvelo vedere. Per la prima volta, insomma, vi ho fatto una sottospecie di outfit, va? Al limite vi faccio vedere pure questo qui che adoro. E questo qui pure è molto carino, l'ho pagato in saldo, stava 24 euro, l'ho pagato 11 euro, una roba del genere. Molto molto carino, mi piacciono in particolare i colori. Davvero molto bello. E poi, dato che ci sono, molti ragazzi mi hanno richiesto un outfit, vi voglio far vedere come stavo vestita stasera. Indossavo le Spadrillas della Benetton e questo vestitino qua, fatto stile impero, con questa cosettina elastica e con la manichina. Insomma, questo, che pure sto adorando, quindi lo mettiamo all'interno dell'abbigliamento. Video del mese, ho visto che avete apprezzato tantissimo le novità di Essence e mi fa davvero piacere. Molte ragazze mi hanno chiesto le scadenze, mi hanno chiesto quando uscirà. Purtroppo i giorni di preciso non ci stanno scritte, mi c'è scritto il mese. Scadenze no, per quanto riguarda i prezzi e descrizione del prodotto vi posso dire quello che volete, ma scadenze e quando uscirà di preciso la collezione o il prodotto nello specifico non vi so dire nulla. Comunque, le 25 domande sono finite. Io spero che vi sia piaciuto il video. Perdonate quella sottospecie di outfit che ho creato, però volevo farvi vedere anche questo vestitino qua perché
Devo essere sincera, lo sto indossando e mi piace tantissimo. E perdonate che non sono truccata, ma sono stata a mare oggi e il sole scottava tantissimo. Poi mi sono messa a giocare a pallavolo con i miei amici e ho la faccia che mi brucia tantissimo e non so che cosa va a mettere più. Ho utilizzato una crema viso, ma mi sa che me la vado a rimettere. Però purtroppo con il caldo e il sudore ho come l'impressione che la crema mi si scioglie. Quindi non so veramente come fare, veramente ho la faccia che mi brucia tantissimo. Ho solo un poco di mascara perché il mascara insomma non deve mancare mai per sembrare decenti. Infatti sono scesa in queste condizioni, però non dico la verità, non me ne importava proprio. Dovevo andarmi a prendere un caffè molto tattà con gli amici, quindi ho messo un vestitino, un po' di mascara e sono scesa. I capelli li ho lasciati sciolti, ho fatto davvero tanta fatica per il caldo che fa fuori, però li avevo lavati, insomma, invece di rovinarli facendo il mio solito tuppo. Li ho lasciati sciolti. Niente ragazze, non vi voglio far annoiare con le mie chiacchiere. Io mi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Spero di girarlo al più presto. E niente ragazze, ciao! Fatemi sapere se vi è piaciuto. Ciao!